Ciao, Shanti, sono Silvio Pedini e insegno yoga in Italian Fitness nei tre centri Italian Fitness, Parco Corte, Tiburtina e Nomentana. Insegno Hatha Yoga, Acro Yoga, Yoga Aereo e oggi ci attestiamo per la nostra ennesima lezione online. Ci sciogliamo come al solito un po' prima di iniziare i veri e propri esercizi e posizioni di Hatha Yoga con questo movimento qui, ormai familiare. Oggi faremo degli esercizi appositi per la mobilità articolare, in particolar modo centrata sulle articolazioni delle braccia, spalle, polsi e gomiti. Ci saranno posizioni statiche su questo tipo di stimolazione e anche esercizi dinamici in sincronia al respiro. Bene, proseguiamo il nostro scioglimento, come di consueto con l'allungamento dei quadricipiti, in questo modo qui, che vedete fare a me. Quindi è importante che porto un ginocchio verso terra o a terra o anche semplicemente verso terra fermandomi prima, lasciando l'altra gamba possibilmente col ginocchio che guarda verso l'alto. Quindi mentre un ginocchio va verso terra evitare di aprire l'altro in questo modo, ma lasciarlo su, orientato appunto verso l'alto. Come vi dico sempre, per chi fosse molto sciolto può provare a fare lo stesso esercizio con i gomiti a terra, perché in questo modo otteniamo un tiraggio maggiore, una sollecitazione maggiore della muscolatura e anche delle articolazioni, in questo caso inferiori, delle gambe. Per chi poi volesse osare può sempre provare a farlo nel modo completo, che prevede questa posizione di partenza in cui poi vado a fare sempre lo stesso movimento, in questo modo tirerà ancora di più. Posizione, Vajrasana, andiamo così a fare ad iniziare lo scioglimento dei piedi e per le caviglie. Questo che dovete fare a me è il movimento completo, qui vado a mettere il peso del corpo, del busto, sulle dita dei piedi, scaricano terra in questo modo, poi sul collo del piede, sempre peso, se posso tiro sulle ginocchia. Come non mi stancherò mai di ripetere, fate con cautela, se avete dolore finite qui questo movimento senza scaricare tutto il peso, e ugualmente quando siamo nella posizione con il collo del piede a terra finisco qui il movimento senza andare a scaricare tutto il peso del corpo. Quindi regoliamo nostro esercizio di scioglimento per i piedi e per le caviglie a seconda delle nostre possibilità, come facciamo di consueto. Chi avesse molta facilità naturalmente lo fa più accentuato, con l'intero scarico del peso del corpo o addirittura sollevando le ginocchia senza l'ausilio delle mani a terra.
terminiamo lo scioglimento, il riscaldamento sempre per i piedi, per le caviglie, in questo caso andando a mettere in questa posizione qui di partenza, Dantasana, in cui scarico il peso su un piede, rilassando la caviglia, ci lascio il peso qualche secondo, poi passo sull'altra caviglia. Sempre facciamo 3 o 4 secondi di pausa, evitando di farlo velocemente su una caviglia e sull'altra, così abbiamo il tempo di rilassare il polpaccio e il tendine d'Achille, mandandoli appunto in estensione e quindi aumentando pian piano la capacità di piegamento della caviglia stessa. Ci rimettiamo il ginocchio a terra e poi di nuovo seduti. Proseguiamo il nostro scioglimento con le rotazioni. Gamba destra dietro, vado a mettere tutte e due le mani poggiate a sinistra e mi giro a guardare dietro e poi cambio. E vado a invertire la posizione delle gambe e a girarmi dall'altra parte. Quindi dobbiamo imparare a gestire questo passaggio di peso da un gluteo all'altro, dove sollevo tutti e due i piedi, cambio la posizione delle gambe e vado a ruotare dall'altra parte. Vi ricordo che la rotazione è una rotazione un po' a salire, quindi dopo che ruoto spingo un po' il busto e la testa in alto. Per chi avesse poca facilità, vi ricordo che è utile mettere tutte e due le mani dietro, scaricare il peso del busto in modo da avere facilità nel sollevare tutti e due i piedi e poi andare a ruotare ogni volta nella direzione opposta alla volta prima. Fatto per un po', quindi abbiamo, diciamo così, abituato il corpo a questa stimolazione, la rendiamo un po' più forte andando a fare la versione completa, dove ci abbassiamo e mantengo la gamba che va dietro sollevata da terra, se posso mi giro dietro e vado a guardare il piede in questo modo. Anche qui, se avete poca facilità, appoggiate bene tutte e due le mani prima di staccarne una e andare a fare il piegamento laterale. Si tratta sempre di gestire questo passaggio di peso da un gluteo all'altro. Per terminare le rotazioni passiamo alla terza versione, ancora leggermente più impegnativa per chi può, è lo stesso movimento solo che tento di lasciare sollevate entrambe le gambe da terra e stavolta non guardo dietro ma guardo per terra. Questo che vedete fare
mettiamo comodamente seduti e terminiamo lo sciogliamento iniziale, riscaldamento iniziale, con l'allungamento della muscolatura posteriore delle gambe in questo modo. Vi ricordo di fare sempre con cautela, non tirare troppo, perché se pretendiamo troppo otterremo solo l'effetto contrario, quindi tirare con delicatezza. Passando al divaricato, quindi cambia la posizione di partenza, metto le braccia tra le gambe ed è sempre lo stesso movimento, apro e chiudo, stavolta di lato. Così, e terminiamo come ultimo proprio esercizio di riscaldamento, facciamo il dondolo sulla schiena, quindi la posizione di partenza è sempre la palla con asana, in questa posizione qui faccio in modo di avere lo spazio dietro per poter rotolare, e si tratta di fare una capriolina indietro in questo modo e poi tornare capriolina avanti, qui cerco di chiudere un po', poi vi do la spintarella e cerco di chiudere anche qui. Questo movimento per qualcuno è abbastanza semplice, se fosse troppo impegnativo, sentite dolore alla schiena, non esagerate nel farlo, oppure evitatelo proprio passando poi all'esercizio seguente. È utile mentre fate questo esercizio rimanere chiusi, più chiusi possibile, fare molta curva della schiena, perché più la schiena è curva e più avrò facilità appunto nel dondolare. Facciamo ancora per un'ultima volta, tornando seduti ci fermiamo in Paddhasana e ci riposiamo semplicemente andando in abbandono in avanti, di più o di meno a seconda delle nostre possibilità, senza spingere, solo abbandono. Le braccia le metteremo nel modo più comodo, come stiamo più comodi, la testa è completamente mezzolone, gli occhi sono chiusi, facciamo un bel respiro
anche due. E ci ripassiamo. Per chi va, si piega poco, lo farà più alto, lo farà quasi seduto, ma è sempre la stessa cosa, è sempre un abbandono in avanti. Il tempo che il nostro respiro si calma, il tempo che ci riposiamo, che abbandoniamo, ci rilassiamo. Lentamente tornare seduti, sempre gli occhi chiusi, la testa penzolo in avanti, la schiena curva, arrivo a mettere il peso di nuovo tutto sui glutei, poi cerco di srotolare la schiena dal basso all'alto, piano piano, fino a quando per ultima andrà su la testa. Realizzata questa posizione verticale del busto, appoggio i polsi o le mani, come sto più comodo sulle ginocchia, e cerco un attimo di pausa, realizzando la massima comodità che riesco a trovare. Gli occhi sono chiusi, starò dritto col busto solo nel limite della comodità. Se sto scomodo, sto un po' curvo, cerco comunque la centratura del peso, lo scarico nel centro del peso del busto. Come vi avevo anticipato, andiamo ora a fare un esercizio di stimolazione per le tre articolazioni delle braccia, spalle, polsi e gomiti, una serie di esercizi. Il primo è un esercizio di respirazione in sincronia con il movimento. Ora vi faccio vedere il movimento solo dal punto di vista fisico. Si inizia in questa posizione, con le mani questa presa sopra la testa. Poi faccio questo e tiro un po' e spingo un po' con la nuca sul braccio. Poi inverto e faccio quest'altro, tiro da quest'altra parte e spingo. Questo è il movimento fisico che intanto potete pure iniziare a provare. Il tutto va sincronizzato al respiro in questo modo. Mentre sto in posizione, rimango fermo, inspiro molta aria lentamente e spingo un po' con la testa, con la nuca sul braccio. Quando mi sposto, espiro. Poi mi fermo nella posa inversa e inspiro e continuo, proseguo così, possibilmente con gli occhi chiusi, perché abbiamo una migliore e diversa percezione sia del movimento che del respiro. Ognuno lo fa col suo ritmo preferito, cercando di farlo lentamente. Dobbiamo fare attenzione quando inspiriamo a convogliare l'aria soprattutto dal lato del braccio che ha il gomito in alto. Quindi io inspiro, convoglio l'aria soprattutto in questa parte del torace, poi espiro. Quando espiro cerco di espirare tutta o quasi l'aria e poi inspiro di nuovo. Quando muovo le braccia, la testa va un po' avanti per facilitarmi lo spostamento. Quando poi rimango fermo e inspiro, la testa tende a tornare verticale e a spingere con la nuca sul braccio.
che ci troviamo ad espirare, passando con le mani sulla testa, possiamo smettere l'esercizio, andiamo pure a appoggiare le mani sulle ginocchia, troviamo la pausa in Siddhasana, troviamo come di consueto il centro ad occhi chiusi, cioè la verticalità rilassata del busto, il rilassamento del viso e qui soprattutto delle spalle che sono state messe al lavoro nell'esercizio appena svolto. Lascio andare il respiro alla sua spontaneità. Questo significa, come facciamo di consueto, che se prima abbiamo respirato tanto e abbondantemente, ora faremo il contrario. Dopo che il respiro si è stabilizzato e placato, tenderemo a spegnerlo o anche a fermarlo per qualche istante. Proseguiamo il nostro lavoro per la stimolazione delle articolazioni superiori del corpo, quelle delle braccia, facendo questa volta una posizione statica. Mi metto di schiena, così vedete bene l'esercizio. In questa posizione, più o meno questa posizione Siddhasana, incrociamo le dita, intrecciamo le dita in questo modo dietro la schiena. Come vedete i pollici toccano il sedere e dal sedere si orientano verso terra, in questo modo. Poi cerco di fare le spalle piccole, avvicinare le scapole e girare, ruotare per quel che posso le articolazioni, polso, gomito, spalla. Il completo prevede che io vada a appoggiare totalmente le mani a terra, il palmo delle mani a terra. Se è impossibile, lo fate solo parzialmente. Quello che è importante è che tiriamo bene fuori il petto avvicinando le scapole e poi andiamo a ruotare quanto possibile le articolazioni. Una volta trovata la nostra posizione, cerchiamo di respirare lentamente e profondamente, dando risalto all'inspirazione e al rigonfiamento del petto e anche dell'addome durante la fase di riempimento d'aria. Quindi il solito respiro lento, ampio e profondo, respirazione ujjayi. Cerchiamo di rallentare il respiro e aumentare l'ampiezza. Espiriamo anche leggermente più aria del normale, ma soprattutto ne inspiriamo ogni volta un po' di più. Termineremo l'asana, la posizione, con un'ampia inspirazione, quindi ci riempiamo tanto, tanto, tanto d'aria e quando stiamo espirando possiamo finalmente liberare dalla rotazione delle braccia e andare comodamente a appoggiare di nuovo le mani sulle ginocchia, ritroviamo il centro e rilassiamo bene le braccia. Operando con il respiro sempre nello stesso modo. Durante il riposo tendo a minimizzare il respiro, a renderlo lieve, quasi inesistente, o se rimane facile e spontaneo addirittura a fermarlo per qualche istante.
ci accingiamo a terminare per il momento la stimolazione sulla mobilità delle articolazioni superiori, le articolazioni delle braccia, facendo quest'altro tipo di posizione o di presa delle mani, dove dobbiamo cercare di realizzare questa presa, quindi in questo modo, anche appena appena in questo modo, se non è possibile realizzare la presa di mano. Se fosse impossibile realizzare questo tipo di presa delle mani dietro la schiena, lo possiamo fare con l'ausilio di un panno, di una maglietta, un calzino, un asciugamanino, qualsiasi cosa ci permetta di realizzare questo tipo di presa, che una volta realizzato posso poi pian piano andare a tirare di più in questo modo. Quindi trovate, se necessario, un supporto a cui aggrapparvi in questo modo e poi dopo in quest'altro modo quando invertiremo la posizione delle braccia. Realizzato quindi l'appoggio, la presa, in questo modo, andremo per aumentare un po' la stimolazione semplicemente a curvarci in avanti e poi anche ad abbandonarci di meno o di più a seconda delle nostre possibilità. Quindi va bene anche se stiamo seduti un po' curvi, oppure possiamo abbondare e andare più giù o più. Realizzata la nostra posizione, cerchiamo di fare 2-3 respironi, non la terremo molto. Due, tre respiri lunghi, abbondanti, anche 4-5. Quando li abbiamo fatti, poi sempre mentre ci riempiamo l'aria durante l'inspirazione, andiamo ad addensare di nuovo bene la colonna vertebrale. Fatto ciò, sciogliamo la posizione delle braccia e andiamo ovviamente a farlo nell'altro senso per invertire la stimolazione. Non sempre la posizione inversa con le braccia invertite sarà ugualmente semplice, non siamo mai perfettamente simmetrici, quindi trovare la nostra presa e poi ugualmente a prima fatto o in leggero, solo leggero piegamento, oppure in più abbondante piegamento. Sempre facciamo 4-5 respirazioni complete, abbondanti e lente. Esattamente come prima, inspirando possiamo ritornare pian piano ad erigere il busto per poi sciogliere la presa e andare ancora qualche istante a riposo. Posando le mani sulle ginocchia troviamo il centro e ci riposiamo, ci rilassiamo qualche istante. Sempre sento le braccia completamente rilassate, le spalle scese, rilassate, il respiro torna a placarsi, ad assopirsi, a minimizzarsi.
proseguiamo il lavoro sulle articolazioni superiori, portandoci in piedi, quindi ci tiriamo su, ci mettiamo in piedi e andremo a fare la posizione chiamata il triangolo o trikonasana nella variante, sempre per stimolare le articolazioni, in questo caso soprattutto delle spalle. Allora mi giro in modo che potete vedere prima di tutto la posizione in cui dobbiamo mettere le mani e le braccia. Metto le mani dietro la schiena in questo modo e poi cerco questo, cioè di farle salire un po' in alto. Se posso le farò salire di più andandole a mettere tra le scapole, se è impossibile le terrò un po' più basse. Cerco comunque di avvicinare il palmo delle mani un palmo all'altro, sia se stanno più su sia se lo stanno meno, sempre senza forzare troppo, una cosa che sia sostenibile ovviamente. Quindi ora mi metto in avanti così mi vedete bene. Questa è la posizione dietro delle mani che avrò assunto. Qui vado a mettere il piede destro perpendicolare rispetto al sinistro in questo modo, poi ruoto verso il piede destro e questa è la posizione, diciamo, di partenza. Qui inspiro, vado leggermente in ed espiro, vado in giù. Andiamo quindi qui ad avere, oltre alla stimolazione sulle braccia, l'allungamento, anche la stimolazione sulla muscolatura delle gambe e del busto. Se posso, chiudo gli occhi per aumentare il lavoro sulla stabilità e sempre senza forzare troppo la posizione anche nel piegamento. Cerchiamo di fare almeno un paio, due, tre respironi, respiri abbondanti e lenti. Quando ci troviamo a riempirci d'aria, ad inspirare, appunto inspirando, possiamo tornare su. Se riuscite a fare tutto a occhi chiusi, bene, altrimenti riavviamo. Poi, senza modificare la posizione delle braccia, possiamo andare a fare l'inverso. Quindi rimettiamo il piede destro a posto, giriamo stavolta il piede sinistro, ruotiamo verso la gamba sinistra, inspiro, vado leggermente indietro, espiro e vado esattamente come prima, con la testa verso il basso. Raggiungo la posizione, mi ci in qualche modo accomodo, se posso chiudo sempre gli occhi, ancora qualche respiro abbondante, lento. Stavolta possiamo sciogliere la posizione delle braccia, rimettiamo i piedi con le dita in avanti, chiudiamo gli occhi e troviamo il centro. Il centro significa trovare quell'allineamento bacino, spalle, testa, tale per cui sto talmente comodo che mi posso rilassare, rilassare tutto il corpo, in special modo le parti che sono state al lavoro, quindi le spalle, le articolazioni delle braccia e le braccia nel loro insieme, ma soprattutto ci accorgiamo che la centratura è buona
se la muscolatura della zona del bacino è priva di qualsiasi contrazione muscolare. Numero 7. Bene, cambiamo tipologia di esercizio, andiamo a lavorare adesso sull'equilibrio. Facciamo una prima posizione, un primo allenamento sull'equilibrio, dove staremo su un piede solo e la particolarità di questo esercizio è che avremo una gamba rilassata e una al lavoro. Sempre il consueto lavoro che facciamo spesso nello yoga sul controllo e l'abbandono, quindi una parte del corpo in controllo, l'altra in abbandono. Peso sulla gamba sinistra, tiro su la gamba destra e vado a prendere il ginocchio in questo modo. Appoggio il peso della gamba destra alla forza delle braccia. Trovo quindi il baricentro, il busto è leggermente indietro, come vedete, per compensare il peso della gamba destra che è completamente appesa e rilassata, mentre è la gamba sinistra al lavoro per sostenere l'intero peso del corpo. Stessa cosa a gambe invertite. Manteniamo qualche istante, appoggio sempre il peso della gamba alla forza di coesione delle dita. La presa di una posizione che è leggermente impegnativa, ma io vi darò varie versioni, per cui potete trovare la versione più adatta alle vostre possibilità. La posizione si chiama Natarjasana, la posizione di Shiva, dove sempre si tratterà di stare su un piede solo e cominciamo come sempre prima appoggiandoci sulla gamba sinistra, quindi sollevo la gamba destra e vado a realizzare questa presa qui. Trovare prima la stabilità in questo modo. Se questo è già molto impegnativo, quindi già così tendo a cadere, facciamo solo questo. Se così ho una buona stabilità, provo ad allungarmi un po' in questo modo e trovo una mia stabilità. O un po' di più, quello che potete. Senza arrivare a sentire trazione, è un lavoro solo sull'equilibrio. La manteniamo pochi secondi. Prima di essere troppo stanchi, quindi di perdere l'equilibrio, la proviamo a forzare di più e di più fino a quando non perderemo l'equilibrio. Le vostre prove, se cadete riprovate, comunque la parte finale della postura la forzate fino a perdere l'equilibrio, poi riposate un attimo e naturalmente la proviamo nell'altro senso, quindi gamba d'appoggio destra, tiro sulla sinistra e trovo la presa. Dopo che ho un po' di stabilità, provo, per chi vuole, ad andare un po' in avanti, trovo una posizione che posso giudicare comoda, dove sto abbastanza a mio agio, da mantenere qualche secondo. E poi provo, prima
essere troppo stanco a forzare la posizione. Fino a quando non perderò l'equilibrio. Bene, fatto ciò, facciamo un'altra posizione sempre per rafforzare il nostro equilibrio. Questo è un classico, si chiama posizione dell'albero. Si trova anche qui più di una versione. Questa è la versione più semplice, sempre cominciamo con la gamba sinistra d'appoggio, dove sto sul piede sotto. Se la volete fare un po' più difficile, alziamo il piede destro andando a premere sulla coscia da mantenere un po' di secondi, quanto voglio. Se la volete fare ancora più difficile, alzo le braccia e punto per la in alto. Mantenere. Va bene. Possiamo scendere. Giù la gamba destra e la andiamo a fare dall'altra parte. Come al solito, le vostre, provate la versione della posizione che preferite. In ogni caso, prima trovo il mio equilibrio con le mani giunte davanti al petto. Solo se sento una certa stabilità, la provo con le braccia. Bravissimi, possiamo scendere. Mettiamo tutti e due piedi a terra e terminiamo questa breve sequenza sull'equilibrio facendo Garudasana. Questa, a differenza delle altre due posizioni, prevede un abbassamento del bacino. Iniziamo sempre con la gamba sinistra in appoggio, quindi mi siedo un po', poi a cavallo la gamba destra sopra la sinistra. Giungo le mani davanti al petto e mantengo. Questo è abbastanza facile. Cerchiamo di non stare sbilanciati davanti, in questo modo di stare col busto eretto, un po' seduti. È la versione più semplice. Andiamo a fare il tutto dall'altra parte. Appoggio, cioè piego la gamba destra, a cavallo la sinistra sopra, trovo la seduta e il centro. Bene, ci possiamo rimettere seduti per terminare la nostra lezione. Andiamo a fare ora qualche postura di rinforzo per le braccia e per le articolazioni superiori che prima abbiamo fatto lavorare nella mobilità. Adesso proviamo a farle lavorare un po' . Dunque, proviamo questa posizione qui,
detta la posizione del corvo, o Bakasana o Kakasana, a seconda delle versioni, dei testi su cui abbiamo trovato le posizioni. Quella posizione di partenza è questa qui che vedete fare a me, mi metto un po' quindi a ranocchietta e cerco di appoggiare i gomiti in questo modo sulla parte alta delle cosce, vicino alle ginocchia. Per fare questa posizione è importante avere un po' di divaricazione, un po' d'apertura. Quindi poi attraverso questo movimento vado a trasferire un po' di peso sulle mani. Quindi qui le mani sono a terra, ma il peso è tutto sui piedi. Mandando la testa verso il basso, ma anche sollevando il bacino un po' verso l'alto, vado a trasferire un po' di peso sulle mani. Mi metto anche di profilo, in modo che si vede appunto questo trasferimento di peso e anche la differenza. La testa va giù, il sedere sale un po' su. Poi pian piano, più lo faccio, più vado avanti e più trasferisco il peso sulle mani. In questo modo mi posso regolare e diciamo che in finale vedete che io vada a sostenermi completamente sull'appoggio delle mani. Ora si può fare anche una versione, diciamo, non completa, dove faccio semplicemente questo. Quindi mantengo i piedi a terra e però sento il peso sulle mani, quindi vado a lavorare sulla forza un po' delle braccia e soprattutto sull'appoggio delle mani. È importante che le dita delle mani siano belle aperte, in modo che la base d'appoggio sia la più comoda possibile. Esiste anche un altro tipo di approccio a questa posizione. Dovete fare le vostre prove per vedere ciò che è più comodo, più facile. Posso anche fare questo: metto la testa e poi sollevo i piedi. Qui ho sempre tre punti d'appoggio, quindi sono aiutato dal fatto che la testa è su. Però pure questa non è che sia semplice. Fate le vostre prove. Da qui posso operare la stessa cosa. Una volta sollevati i piedi, pian piano faccio le mie provine e provo a sollevare la testa e a trovare la posizione. Questa è un po' faticosa ed è appunto una posizione dove andiamo a far lavorare le nostre braccia un po' sullo sforzo, oltre che prevede la postura, l'apertura e la postura in divaricazione delle gambe. Bene, ora dopo che fate riposare un po' le vostre braccia, i polsi che sopportano il peso dell'intero corpo, proviamo quest'altro appoggio. Questa posizione che andiamo a provare si chiama Bhujasana e questa è la posizione di partenza. Le gambe sono piegate e devo mettere le mani oltre la linea che va da un piede all'altro, quindi dietro, in questo modo, e poi cercare di appoggiare, scaricare parte del peso del bacino attraverso il contatto cosce gomiti in questo modo. Va bene anche solo questo. Mi raccomando, non le braccia dritte, se no vi fate male ai gomiti, alle articolazioni, ma le braccia sono un po' piegate in modo che ci sia uno scarico del peso. Se poi, per chi vuole osare di più, pian piano avvicino i piedi. Più avvicino i piedi e più le mani debbono sostenere il peso del corpo. Qui i piedi mi servono solo per tenere l'equilibrio, in realtà il peso è sostenuto tutto dalla forza delle braccia. Il completo prevede che io tenti di staccare completamente i piedi. Non lo fate troppo, questa è un po' difficilina. Se vi staccate, fate solo questo, lo fate un po' e dopo vi riposate. Bene, riposate.
possiamo poi mettere il sedere a terra e ci apprestiamo all'ultima posizione. Facciamo riposare, ruotiamo un po' i polsi, facciamo riposare le nostre braccia che hanno un po' faticato. Ci apprestiamo a fare il Paddhasana completo, dove qui è più che altro sulla mobilità delle articolazioni, questa volta della parte inferiore del corpo e delle gambe. Questa è la posizione, sempre con l'ausilio dell'appoggio delle mani o dei pugni a terra, cerchiamo di sollevare il sedere e andare a mettere più peso sui piedi che sulle mani. Quindi vado avanti, più il peso si trasferirà sui piedi. Se questo è impossibile, rimango un po' più alto, ma aiuto con la forza delle braccia per rimanere col sedere sollevato da terra. Per chi ha più facilità e ha molto orientamento in avanti, può mettere le braccia avanti. Questo è possibile solo se ho abbastanza chiusura e il peso della testa compensa il peso del bacino che tende a cadere giù. Il completo, per chi avesse molta facilità, tento di sollevare le mani, è questo. Esagerate. Fate ognuno quello che può, anche continuando a conservare l'appoggio della mano dietro. Da qui possiamo rimetterci seduti comodamente in Siddhasana, ci riposiamo solo qualche secondo, chiudendo gli occhi e trovando di nuovo la centratura. Rilasso le braccia, le spalle, la solita consueta verticalità rilassata del busto. Un respiro, due, calmare. Bene, possiamo riaprire gli occhi per oggi. Abbiamo finito, vi ringrazio per la vostra attenzione, ci salutiamo come sempre, Shanti.